bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo qui oggi per provare insieme la Cake Palette di Glam Light. Come vedete è una palette a forma di torta, è veramente bellissima. Questo brand abbiamo già provato in uno scorso video, la Foodie Box, che se ve lo siete persi vi lascio linkato qui nell'info box. È bellissimo che qui sul retro c'è pure la tabella nutrizionale. Questa è la palette, al suo interno ha un bellissimo schema colore, tutto arcobalenoso, ma credo proprio che oggi andrò ad utilizzare principalmente queste tonalità un po' più caldine, visto che ultimamente sto facendo quasi solamente look più colorati. C'era già un po' che di look più caldi non ne facevo. Ne ho postati un sacco sul mio Instagram, che se ancora non mi seguite direi che questo è il momento ideale per andare a farlo, quindi vi lascio il mio link. Io mi avvicino, non faccio come la scorsa volta che ero rimasta lontana per tipo metà video. Eccomi qua, ho già fatto come al solito base e sopracciglia. Vado come primo step ad applicare il primer, uso lo shadow Insurance di Too Faced. Questo può, non essendo un primer colorato, mi ci trovo veramente bene. Se sentite dei rumori in sottofondo, sono le porcelline che sono impazzite, si sono messe a correre. Applico la Easy Bake di Huda nella colorazione Pound Cake sotto l'occhio per evitare eventuale fallout. E come primo colore vado ad applicare Chocolate nell'angolo più esterno. Questi ombretti della cialda spolverano parecchio. Però hanno un'ottima pigmentazione. Vado con un pennello pulito più ampio a sfumare i bordi. E sempre con questo pennello vado ad applicare Dulce de Leche. E lo sfumo nella parte più interna e verso l'esterno sul marrone appena applicato. Hanno davvero un'ottima pigmentazione questi ombretti. Si sfumano benissimo sia tra loro che da soli. In realtà di Glam Light piacciono tantissimo sia i loro opachi, che come potete vedere sono perfetti, sia i loro shimmer che hanno dei riflessi che mi fanno volare via, super burrosi, sono veramente veramente belli. Vado a prendere un pennello pulito, tra l'altro questo è di Glam Light e ve l'ho fatto vedere nel video della Foodie Box, e sfumo un pochino qui sotto e comunque nella parte finale più esterna. Il fallout è veramente pochissimo. Stavo intanto guardando gli shimmer. Sono stupendi, sono uno più bello dell'altro. Questo è Cinnamon e una volta l'avevo già provato, perché questa palette, non so se ve l'ho già detto, ma non è una prima impressione, ho già fatto un paio di look. Però prima di andare ad applicare lo shimmer, voglio andare ad applicare sempre con questo pennellino un po' di Pineapple. Questo sarebbe bello anche un look con questi due colori. Lo vado ad applicare nell'angolo interno e lo sfumo un po' con l'arancione. Reintensifico un pochino con Dulce de Leche. E oggi direi di andare a fare una bella cut crease come si deve, perché ultimamente la stavo facendo senza correttore, quindi un po' approssimativa. Vado a utilizzare come correttore il Super Size Concealer and Define nella colorazione C1 di Revolution. Una volta che la cut crease, la parte principale, è stata fatta, vado a sfumare la fine, così da non avere uno stacco netto. Poi andrò a sfumare anche l'ombretto che applicherò sopra, però mi piace anche avere già una base di partenza sfumata. Vado come al solito ad applicare un pochino di base glitter di NYX sopra la cut crease, lo sapete che mi piace utilizzarla prima di applicare un ombretto shimmer. E con un pennellino a spugnetta vado ad applicare Carrot nella parte più esterna, mentre nella parte più interna Banana. Glam Light sinceramente è uno dei miei brand preferiti, perché ha un rapporto qualità-prezzo formidabile, perché contate che questa palette costa circa 35 euro, avete 20 cialde con un'ottima qualità. Poi vabbè, per non parlare dei pack, che sono stupendi, ora comunque sto applicando Banana, che come potete vedere
Anche questo stupendo. E ora li vado a sfumare un pochino insieme. Vado a riprendere il pennello di chocolate e lo vado semplicemente a sfumare con carrot. L'unica cosa, magari avrei voluto un colorino, ecco, sì, un po' più chiaro da applicare nell'angolo interno. Quindi vado a fare un misto di Glistening e di Fairy dalla Soft Glam di Anastasia. Questa è la palette che sinceramente vado a pescare sempre quando devo andare a completare un'altra palette, magari con qualche colore che non ha. Come vedete non ho fatto niente di che, ne ho applicato solamente un pochino per andare ad illuminare un po' l'angolo interno. Vado a rimuovere il baking, vi dirò che anche gli shimmer di questa palette non fanno chissà che fallout. Quindi vado a fare lo stesso make-up ovviamente sull'altro occhio e noi ci rivediamo per voi fra pochissimo, per me fra un'eternità, al look completo. E voilà, eccomi di ritorno con entrambi gli occhi fatti. In realtà ho le ciglia che si stanno ancora un pochino asciugando, ma direi comunque di passare alle labbra e vado ad applicare la Melted Matte nella colorazione Gingerbread Girl. Come immaginavo, questa tonalità sta veramente benissimo con questo look. Perché è bello caldo, ci sarebbe stato benissimo anche un marrone. Questo credo sinceramente che sia sold out su Sephora e sugli altri siti che rivendono Too Faced. Però vi posso parlare in generale dei Melted Matte, che è una linea di rossetti che a me personalmente piace tantissimo, perché è super a lunga tenuta. Queste limite danno una profumazione super buona e in generale sono rossetti che non seccano le labbra, restano comunque belli elastici, super confortevoli, hanno questo effetto matte, quasi vellutato. Sono tra le mie formulazioni in assoluto preferite. Mentre invece per quanto riguarda la palette, ve la consiglio o no? Direi che secondo me si è già capito, però in ogni caso sì, ve la consiglio assolutamente. Inoltre vi ricordo che Glam Light si può trovare sia su Macki Beauty sia ovviamente sul loro store ufficiale Glam Light. Vado a spruzzare un pochino di setting spray. Per questo video direi che è tutto, io spero che questo look vi sia piaciuto. Fatemi sapere con un commentino qua sotto se avete già o se prenderete e proverete la palette. Come ho già detto, se cercate soprattutto magari una palette con i colori un po' arcobaleno, ve la straconsiglio assolutamente. Vi ricordo di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se non lo siete già. Inoltre, giù nell'info box e qui da qualche parte vi lascio tutti quanti i miei link e i miei nick di TikTok e Instagram, che come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata perché lì sono attiva quotidianamente con nuovi contenuti. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!